È stata inaugurata nell'ex palazzo De Gironda a Bari la mostra Equilibrio Squilibrio, curata da Carmelo Cipriani e promossa da Domus Milella e dedicata alle sculture e installazioni di Francesco Granito. Nella mostra è presentata la produzione scultoria dell'ultimo ventennio dell'artista, con alcune significative presenze nei due decenni precedenti. La personale, distribuita tra il salone del piano nobile e il cortile interno, è articolata intorno a due nuclei concettuali. Nel salone al primo piano il confronto tra pesantezza della materia e leggerezza della forma. Nel giardino pensile, tra i pochissimi presenti nel centro storico di Bari, l'incontro tra la complessità dell'arte e la levità del gioco e dell'infanzia. Un duplice rapporto a cui esplicitamente rinvia anche il titolo. La mostra si avvale di un allestimento appositamente progettato da Domenico Potenza, architetto e docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara, e resterà aperta fino al prossimo ottobre.